uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi mi si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo della dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e di voi. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, i tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Crea in me, cuore puro, rinnova in me uno spirito santo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Ricorda di me, Signore, nel tuo amore. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ma egli disse loro questa parola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando la trovate, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore. Gloria. Pensate che sia sensato? La non risposta. Certo che è insensato, è illogico, è fuori dalle righe, è proprio pura follia. Ma questo ci dice qualche cosa di particolarmente significativo dell'agire di Dio, dell'amore di Dio. Perché l'amore di Dio è pura follia. L'amore di Dio non è supportato o messo in atto o sostenuto da una logica di buon senso. Perché se l'amore di Dio fosse emanazione della logica di buon senso, Dio non ci amerebbe come ci ama. Perché farebbe tutta una serie di ragionamenti e metterebbe sul tavolo ciò che è conveniente e ciò che non lo è. E vi assicuro che amare con la strategia di Dio, con la dismisura di Dio, con l'amore strano, fuori e al di sopra di ogni riga di Dio, non ha nessuna logica di buon senso. Da questo punto di vista Dio è totalmente insensato. Oggi la parola delle letture
tutte e tre ci parlano della misericordia di Dio, dell'amore di Dio. Ora vedete, emerge in tutte e tre le letture la caratteristica fondamentale della misericordia di Dio, di questo atteggiamento dell'amore misericordioso di Dio. E forse abbiamo bisogno di cogliere il significato pieno di questo termine che usiamo centinaia di volte, migliaia di volte, quante volte parliamo, sentiamo parlare della misericordia di Dio. La prima connotazione della misericordia di Dio è che è fuori ogni logica, che non è un amore razionale, ma è un amore emotivo. Il termine misericordia nel testo ebraico della Bibbia ha una radice che indica il grembo materno. Si dice che Dio ha nei confronti dell'uomo, nutre nei confronti dell'uomo un grembo materno. Ora vedete, questo allude al tipo di amore che sussiste tra una madre e il figlio. Ora, una madre nei confronti del figlio non ha un amore razionale, un amore che ragiona, un amore che pensa, un amore che valuta, un amore che dice questo conviene, questo non conviene, questo è giusto, questo non lo è, qui usiamo, andiamo fuori ogni misura e questo no. L'amore materno è sempre un amore viscerale, totalmente emotivo, direi folle, insensato, perché è un amore che viene da dentro, e quando tu hai a che fare con le emozioni non ragioni più, perché è qualcosa che ti prende dentro, ti freme dentro. Spesso l'ho già detto, ma lo ripeto, contrariamente all'amore di un padre, che certo è un amore, ma è un amore più razionale, è un amore più riflessivo. Quando un figlio, sono due, le due, le tre di notte, ancora non torna a casa, probabilmente il papà dorme abbastanza serenamente, la mamma continua ad agitarsi nel letto. E il marito dice, ma cosa ti agiti? Figlio, figlia, non è ancora arrivato, gli sarà successo qualche cosa, vedrai che è così. E quello dice, ma no, basta buona, sta calma, vedrai che la colpa arriva, non preoccuparti, se fosse successo qualcosa, a quest'ora già lo sapremo. Le donne si agitano, è questo amore che non riesce ad essere inquadrato dalla logica, dalla riflessione, è epidermico, è a fior di pelle, ti si contorcono le budella. Questo è l'amore di una madre. Ebbene, la scrittura ci dice che l'amore di Dio è così. L'amore di Dio è talmente viscerale che non ragiona più. Abbiamo ascoltato dinanzi al popolo, liberato dall'Egitto, forzato dalla potenza del faraone, fatto passare illeso attraverso il mare, stipulata l'alleanza d'amore con il popolo. Quante volte il popolo è stato oggetto dell'amore di Dio, quante volte il popolo ha visto quanto grande è l'amore di Dio verso questo popolo, e quando aveva fame gli ha dato la manna, e poi si è stufato della manna, gli ha fatto piovere le quaglie, e poi avevano sete, gli ha dato da bere l'acqua dalla roccia, e poi venivano morsi dai serpenti e dai musi, e allora mi ha fatto mettere da Mosè un serpente di rame, così tutti quelli che erano morsi guardavano il serpente, venivano guariti, eccetera, eccetera. E poi Mosè se ne sta qualche giorno in più sul monte, e questi cominciano a dire, e quando torna questo,
e come mai sta su così tanto? E magari già bello che è morto, noi che facciamo qui? Sapete che facciamo? Ci facciamo un nostro Dio, a nostro uso e consumo, a nostra immagine e somiglianza, ci facciamo un bel vitello d'oro, raccogliamo tutto l'oro che abbiamo, gli orecchini, i pendagli, gli strumenti, eccetera, eccetera, li fondiamo tutti insieme e ci facciamo un bel vitello d'oro e diciamo ecco il nostro Dio che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto. E quando Mosè torna e vede tutto ciò che è successo, rimane sbalordito e Dio gli dice: vedi cosa combinano questi? È meglio che la mia ira si accenda contro di loro e io li divori tutti, e di te farò una grande nazione. Ma la preghiera di Mosè che intercede per il suo popolo muta il pensiero di Dio, e Dio ancora una volta usa misericordia a questo popolo, e usa misericordia non perché ragiona, perché nel suo ragionamento dovrebbe dire: e questa volta ha fatto così, e quella volta ha fatto, non ne vale proprio la pena, cioè mettiamoci la logica, non funziona proprio con questa gente, ha la testa dura, sono proprio votati all'infedeltà, ce l'hanno costitutiva dentro l'essere infedeli. Eppure Dio sente un amore viscerale nei confronti di questo popolo e lascia perdere ogni ragionamento e dona amore, misericordia, salvezza anche a coloro che in qualsiasi ragionamento di buon senso non ne avrebbero nessun diritto. E lo stesso è l'atteggiamento del pastore di cui ci parla Gesù nel Vangelo. È un atteggiamento totalmente insensato. Non si lasciano 99 pecore nel deserto per andare a cercare quella perduta. Questo dice il buon senso, questo dice la logica, questo dice la prudenza, ma l'amore di Dio è illogico e imprudente, è al di sopra di ogni ragionamento, al di sopra di ogni riflessione. E questo perché? Perché dice che la misericordia porta con sé un'altra caratteristica fondamentale, e cioè il cogliere la preziosità unica, irripetibile, della persona che tu hai davanti. 99 pecore non sono come quella che ho persa. E allora andare a cercare la perduta significa che Dio sta dicendo: tu sei prezioso ai miei occhi, più di ogni altro. Tu mi hai stregato il cuore più di ogni altro. Non che Dio non ami tutti gli altri, ma a qualsiasi di queste 100 pecore, nessuna esclusa, dovesse smarrirsi, Dio tirerebbe fuori questo sentimento: amo te più di tutti gli altri. Perché l'amore di Dio non è mai un amore che si spalma uguale su tutti, è identico per tutti. Io amo tutti allo stesso modo. Non è vero, Dio non ama nessuno allo stesso modo, perché Dio ama tutti di un amore particolare, di un amore singolare, di un amore irripetibile. E ciascuno dice a ciascuno: tu sei prezioso, la tua vita è preziosa ai miei occhi. E allora faccio una follia, faccio quello che non dovrei fare, abbandonare tutti gli altri e venire a cercare te, perché tu sei prezioso. E questa è l'esperienza che fa l'apostolo Paolo. L'abbiamo ascoltato nel breve brano della lettera a Timoteo, dove racconta un po' la sua esperienza spirituale. Per ben due volte l'apostolo Paolo dice: Dio mi ha usato misericordia, io ho ottenuto misericordia da Dio. E questo che cosa significa? Non significa solo che Dio ha perdonato i miei peccati,
che Dio mi vuole bene. No, l'apostolo comprende che Dio ha instaurato nei suoi confronti un rapporto particolarissimo e potrebbe dire: io ho capito di essere prezioso agli occhi di Dio. E nel momento in cui io ho capito di essere prezioso agli occhi di Dio, Dio è diventato l'unico mio bene, Dio è diventato il mio tesoro, Dio è diventato la realtà più preziosa che io ho tra le mani. E questa realtà, questo tesoro prezioso che io ho nelle mani, non lo custodisco per me, non lo accaparro per me, non lo tengo stretto a me, ad uso e consumo mio, personale, individuale, ma lo metto a disposizione di altri. Perché nel momento in cui il Signore mi ha detto: tu sei prezioso ai miei occhi, mi ha fatto comprendere che io ero degno di fiducia, mi ha fatto sentire che Lui riponeva in me la sua fiducia e dunque mi ha affidato un ministero, mi ha affidato un servizio, non per le mie capacità, ma per la fiducia che Lui ripone in me. Questa è l'esperienza della misericordia. E non l'esperienza di chi dice: sono peccatore, sono squinternato, non capisco niente, sono immerso nei peccati, non valgo niente, sono proprio una schifezza, ma Dio tanto è buono e ha pietà di me. Questa misericordia che diventa l'equivalenza della pietà, che è nel nostro linguaggio un sentimento dispregiativo, mi fai pena. Sei così combinato male che proprio mi fai pena. Dio non ci tratta in questo modo. Noi non facciamo pena a Dio e Dio non prova pena nei nostri confronti. Ma Dio pensa che siamo qualcosa di straordinario, qualcosa di grande, qualcosa di bello che non può essere sprecato. E l'amore e la misericordia di Dio è questo argine allo spreco, per dire: tu non puoi sprecare la tua vita, vale troppo la tua vita, hai troppi doni dentro di te per poterli buttare via. E la misericordia di Dio dice: tu sei prezioso. E nel momento in cui io scopro che agli occhi di Dio sono prezioso, dicevo, Dio diventa prezioso per me e diventa un tesoro da condividere, da annunciare, come appunto fa l'apostolo Paolo. Ecco, forse è proprio il passo giusto e la marcia giusta con la quale ricominciare il nostro percorso, il nostro anno pastorale, iniziato con le celebrazioni della Madonna delle Grazie, che avrà nella prima domenica di ottobre, che in qualche modo ci ricorda la festa della Madonna del Rosario, avrà nella prima domenica d'ottobre il giorno nel quale ufficialmente, festosamente, tutti insieme daremo inizio a tutte le attività pastorali della nostra parrocchia e ci rimetteremo in movimento per intraprendere un cammino di vita cristiana sempre più serio, sempre più entusiasmante, sempre più ricco di gioia, di speranza, sempre più grintoso. Ma tutto questo comincia da questa convinzione: io sono prezioso agli occhi di Dio e il Signore farà di tutto per entrare in relazione con la mia vita. E nel momento in cui io mi dovessi accorgere di quanto Dio freme di amore emotivamente profondo e viscerale
nei miei confronti, allora non posso più essere distratto, superficiale, ma desidererò lasciarmi coinvolgere in questa follia d'amore, dove i valori vengono totalmente ribaltati, dove i ragionamenti non reggono più, perché l'amore fa saltare ogni misura, l'amore fa saltare ogni logica, l'amore fa saltare ogni programmazione. E se non entriamo in quest'ottica, allora sì, forse saremo una comunità denordinata, una comunità che cammina, una comunità dove tutte le cose si fanno al momento giusto. E spesso uso questa espressione, questo esempio molto simbolico. Vedete, in un allevamento di pollo tutto è ordinato, ciascun pollo sta nella sua gabbietta, mangiano e beccano il mangime, ingrassano al tempo giusto, le galline, se devono fare le uova, fanno le uova e hanno la luce artificiale, tutto è prescritto e sono tutte obbedienti, tutte fanno le loro belle cose e il pollaio funziona benissimo. Magari c'è anche il gallo che ogni tanto canta e le galline obbedienti a fare quello che il canto del gallo gli dice di fare. Brave, obbedienti, produttive, ma non voleranno mai, non voleranno mai. Allora se vogliamo accontentarci di essere brave, buone, devote galline che razzolano nel pollaio, è un colpo, ma se vogliamo avere ali d'aquila per volare in alto e osare, questo è un altro discorso. A me piacerebbe essere contornato da aquile che sanno osare, che sanno volare e che sanno sfidare il cielo e sanno vedere da lontano, piuttosto che avere un allevamento di polli. Ma questo è possibile solo nel momento in cui ogni pollo sente dentro di sé: io sono prezioso agli occhi di Dio e posso osare molto di più, posso mettere ali che mi porteranno in alto e condurre altri in alto insieme con me. Verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, Signore.
nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E ora, fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra fiduciosa e frequente preghiera al Padre Celeste e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, come il pastore della parabola, usi ogni sollecitudine per avvicinare i cristiani che si sono smarriti, per riportarli con gioia alla casa del Padre. Preghiamo. Per i cristiani che hanno abbandonato la vita sacramentale, ricerchino nel desiderio di Dio l'incontro con la salvezza. Preghiamo. Per i sacerdoti che hanno il compito di perdonare i peccati, donino nel sacramento della riconciliazione lo stesso amore che aveva Gesù verso i peccatori. Preghiamo. Per la nostra comunità cristiana, si senta sempre bisognosa del perdono di Dio e accolga con gioia i fratelli e le sorelle che ritornano alla casa del Padre. Preghiamo. Accogli nel tuo regno Salvatore Maria e tutti i nostri fratelli e figli, purificati dalla tua misericordia, godano in eterno della tua amicizia. Preghiamo. Ascolta, benigno Dio nostro Padre, le nostre invocazioni, le nostre suppliche, e nella tua misericordia soccorri questi tuoi figli che si affidano al tuo amore di Padre. E lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.